quali sono i principali bisogni delle donne che affrontano la cura di tumori particolarmente impegnativi da trattare, come il carcinoma mammario triplo negativo metastatico? Passare più tempo con la famiglia, 57%, cercare di fare solo le cose che interessano davvero, 49%, mentre l'85% si dichiara soddisfatta del follow-up ed esprime fiducia nei confronti dei medici. È quanto emerge da un'indagine conoscitiva condotta dall'Osservatorio Donne in Meta in collaborazione con Elma Research, nell'ambito della terza edizione della campagna promossa da Gilead, in collaborazione con Europa Donna e il patrocinio di Coma in Italia, e da quest'anno anche delle oncologhe italiane raccolte intorno a Women for Oncology. Un'iniziativa che si è svolta ai margini della maratona Race for the Cure. Ne parliamo con Emanuela Tavella di Europa Donna. Rispetto ai bisogni emersi dall'indagine dell'Osservatorio Donne in Meta, come rispondono le associazioni di pazienti? Le associazioni di pazienti tendono ad ascoltare molto quello che la paziente riporta, e quindi il bisogno, il vissuto, ciò che può mancare in quel momento, la paura. Per cui tende a rispondere con delle attività che vengono preparate e gestite proprio in funzione del bisogno, del momento della paziente. Quindi ci possono essere attività tipo la nutrizione piuttosto che lo sport, perché lo sport riempie veramente tanto tempo per quanto riguarda la riabilitazione delle pazienti. C'è il canottaggio piuttosto che le pagaie, c'è anche la scherma, sono tutti sport che aiutano alla riabilitazione dopo l'intervento, perché a rimettere in moto il braccio e tutto l'organismo. C'è la nutrizione, quindi incontri con la nutrizionista, piccole ricette, anche momenti conviviali spesso vengono fatti, dove insieme si prepara e poi stiamo assieme anche la sera e gustiamo quello che abbiamo preparato tutti assieme. L'associazione però, oltre a queste cose che sono attività magari programmate e organizzate e strutturate, può pensare anche a dei momenti semplicemente conviviali dove le pazienti si incontrano, parlano tra di loro, si interfacciano, scambiano le proprie opinioni, i propri bisogni e danno anche a noi nuovamente modo di poter riproporre nuove attività sulla base della richiesta del momento. Molte delle pazienti esprimono la necessità dello psiconcologo. E a questo riguardo che cosa si sta facendo? Per quanto riguarda lo psiconcologo, da parte delle pazienti c'è una forte richiesta. Diciamo che come associazione ci stiamo muovendo in gruppo, proprio insieme a Europa Donna, di cui sono consigliera. E che cosa facciamo? Portiamo direttamente all'istituzione la richiesta della presenza di uno psiconcologo strutturato all'interno dell'ospedale, della struttura ospedaliera, della Breast Unit cosiddetta, in modo che lo psiconcologo si occupi non soltanto delle pazienti, ma anche dei caregiver, dei familiari, delle persone che sostengono la paziente stessa, fino anche ai sanitari, anche i sanitari stessi, gli infermieri, i medici, chiunque ha a che fare quotidianamente con il paziente oncologico.